Buongiorno, benvenuti alla zuppa di Poro di oggi. Anche oggi in macchina stiamo andando a Roma perché ci abbiamo da fare radio e televisione, che però è domani Matrix, no, anzi mercoledì, ormai è difficile anche per me ricordarmi i giorni esatti di Matrix. Quali sono i temi oggi della giornata? Come sempre in questo periodo quello che conta è la politica, e sulla politica oggi sono due cose da segnalare: le interviste di Berlusconi e Renzi, che dovevano essere gli alleati del grande inciucio. Renzi parla al Corriere della Sera, apertura del Corriere della Sera, e Berlusconi parla alla stampa. Bene, è fantastico perché dicono cose esattamente opposte. Berlusconi dice che ci vuole un governo di responsabilità e che il PD, cioè si occupa del suo PD, deve appoggiare un governo perché rischiamo a non avere un governo. Renzi dice esattamente la stessa cosa. Dice: ho rinunciato al Partito Democratico perché oggi in direzione si dimetterà dal Partito Democratico, e ho rinunciato dopo 1.000 giorni al governo, ho perso il referendum, insomma mollo la, mo, no, non la politica, figuratevi un po', mollo il Partito Democratico. Ma su una cosa è certa: io sono per l'opposizione del PD a qualsiasi governo, perché abbiamo perso, ognuno ha la sua stagione e questa è la stagione dell'opposizione per quanto riguarda il PD. Questo è quello che dice Renzi. Esattamente l'opposto di quello che dice Berlusconi, che non si capisce bene se il PD debba fare un governo con lui, ma i numeri non ci sono, o col Movimento 5 Stelle. Non so se Berlusconi sarebbe altrettanto felice di un governo fatto dal PD col Movimento 5 Stelle, cosa che peraltro Renzi non ha minimamente intenzione di fare, vista l'intervista che ha dato oggi ad Alto Cazzullo. Parla della sua storia, parla della sua vita, di tante cose che ha ottenuto. Non mi sembra che faccia delle grandi, come possiamo dire, mea culpa, anzi dice molta viltà e molti leccapiedi, beh, come è normale che sia con uno che nel giro di pochissimo è diventato importante presidente del Consiglio e segretario del partito per 1.300 giorni e poi ha mollato tutto visto le sconfitte. Terzo tema politico della giornata: comunque su questo tema vi segnalo Ernesto Galli della Loggia, che oggi fa una premessa nel suo articolo del Corriere della Sera molto singolare. Dico: scrivo questo pezzo a titolo personale, e che gli altri che sono stati dettati da qualcun altro sono tutti a titolo personale, ma lui vuol dire che è ancora più a titolo personale quello che dice, cioè che non impegna il giornale, e cioè dice: bisogna andare a votare subito anche con questa legge elettorale, perché ogni tipo di alleanza sarebbe contro natura e soprattutto farebbe arrabbiare ancora di più i cittadini, perché non vogliono certo vedere il PD con il Movimento 5 Stelle o addirittura la Lega col Movimento 5 Stelle. Questo è quello che scrive in 200 righe Galli della Loggia. Ve l'ho sintetizzato in due righe, vi bastano e avanzano. Sulla politica c'è un terzo tema, dicevo, oltre a quello di Renzi e Berlusconi intervistati da due giornali, Stampa e Corriere della Sera. Il terzo tema è quello che tutti quanti i giornali più o meno mettono in evidenza, e cioè che Salvini vuol fare da solo. Vuol fare da solo non tanto il governo, perché col 18% Mandovà, anzi il 17% ha meno voti di quanto abbia il PD, che comunque ne ha persi almeno 2 milioni e mezzo. Ma il punto fondamentale è che Salvini vuol fare un accordo, almeno un accordo, con il Movimento 5 Stelle per la presidenza delle Camere, cioè una Camera al Movimento 5 Stelle e una Camera alla Lega. Tutto sommato, ovviamente, ci sta istituzionalmente questa cosa, ovviamente brucia moltissimo agli alleati del centrodestra. Il giornale oggi titola una cosa del tipo: Salvini vuol far da solo, una di quelle cose là che fanno capire come ci sia un po' di irrequietezza nel centrodestra. Direi che questo sarà il filo del ragionamento nelle prossime settimane, perché prima ancora di fare il governo, il 23, si dovranno fare i presidenti della Camera e del Senato, e al Senato, vi segnalo, oggi lo scrive il Corriere ma anche Repubblica: in realtà se i centristi entrassero nel gruppo di Forza Italia e facessero un unico gruppo, il gruppo di Forza Italia sarebbe il più ampio, ed essendo il più ampio al Senato, insomma, le partite per la presidenza possono essere giocate anche da sole. Insomma, questo è il chiacchiericcio della politica. Nel frattempo, il Sole 24 Ore oggi fa due pezzi interessanti. Il primo è il cosiddetto tax expenditure. Quando voi andate a fare la dichiarazione dei redditi a maggio o giugno, anzi, non la fate voi, ve la fa qualche commercialista, vi chiede tutte quelle cartuscelle che sono, non so, le spese fiscali, le spese per la ristrutturazione della casa, gli asili se avete dei figli, le palestre, il veterinario, ce ne sono di tutti i tipi. Quest'anno hanno immesso anche quelle per rifare i giardinetti, i terrazzi. Queste tax expenditure in Italia sono 466, sono l'8% del PIL, decine di miliardi. Insomma, si è sempre detto: togliamo le tax expenditure, cioè dei piccoli vantaggi fiscali che avete voi singoli, che aiutano più
i settori che i singoli percettori, anche se ovviamente sono fondamentali, e per ognuno di noi togliamole e riduciamo le tasse. E, si è sempre detto, si è fatto un monitoraggio di queste tax expenditure, oggi le faccio le 24 ore, secondo me la legge è sempre la solita in questi casi, loro vi tolgono le tax expenditure, cioè i nostri politici tolgono le tax expenditure sull'altare di una buona ragione, razionalizzare, ridurre le tasse, ma il rischio è che intanto ti tolgono delle riduzioni fiscali e poi dopo le tasse non te le diminuiscono, quindi stiamo attenti, non dico controcorrente di tenerle, ma insomma stiamo attenti, per toglierle bisogna proprio toglierle e subito ridurre il fisco, se no le due cose, se non avvengono contemporaneamente, la sola c'è sicuramente, così come c'è sulla PEC, che è quella inutile posta elettronica certificata che tutti noi professionisti dobbiamo fare, una rottura di balle mostruosa, congegnata con i piedi, esiste solo in Italia. Bene, serve, sapete a chi serve? A ridurre i costi notifica fiscale dell'Agenzia delle Entrate, ma a noi non ci cambia assolutamente nulla, perché comunque ci fanno pagare 5,88 euro di spese di notifica, sole 24 ore di oggi, fantastico, racconta che nei primi 6 mesi i risparmi fiscali per l'agenzia fiscale sono stati pari quasi a 18,5 milioni di euro, ma a noi ci hanno continuato a mantenere le identiche spese come se mettessero il francobollo, ma è l'atteggiamento della pubblica amministrazione che mi fa ridere, non tanto la l'entità in sé di questa vicenda. Straordinario il pezzo di Carlo Stagnaro oggi sul Foglio, ve lo segnalo, un liberista che entra al Ministero dello Sviluppo Economico, il grande palazzone di Via Veneto fascista, che a cui manca la stanza numero 17, come ci racconta Carlo Stagnaro, perché erano fascisti e razionalisti, ma un po' anche scaramantici, e ci racconta Stagnaro come un liberista nel palazzone della burocrazia si trova e che cosa ha imparato nel suo modo di pensare. La Gabanelli, che è sempre scandalistica, ci sono sempre dei problemi, è sempre colpa di qualcuno, si è inventata quella stronzata sulla sanità milanese per cui un attack da un privato costerebbe 4 volte rispetto al pubblico, tutte robe che sono basate soltanto su una lettura parziale della realtà. Tutti attacca tranne uno, il Viminale. Oggi ci spiega come in realtà, grazie al Ministero degli Interni, siano diminuiti furti, rapine e omicidi. Sono certo che si siano ridotti gli omicidi, perché è un dato incontrovertibile sugli omicidi, perché se uno muore ovviamente vi è una registrazione della morte, ma sui furti e le rapine la Gabanelli, come sempre, non ha fatto il suo mestiere fino in fondo, perché se forse si fosse occupata, oltre che di fare la ideologica, di vivere in una di queste città che sto circolando in questo momento io con la macchina, vedere una di quelle biciclette, uno di quegli appartamenti, e se solo intervistasse qualche questura si farebbe dire di quante volte i carabinieri e i poliziotti neanche le prendono le denunce, perché sono totalmente inutili, sono scartoffie per cui perdono tempo. Quanta gente, quante biciclette sono state rubate a Milano, Parma, Piacenza, Reggio Emilia senza che ci sia stata neanche una denuncia, quanti motorini sono stati rubati e poi dopo ritrovati per strada, cioè di che stiamo parlando? Si è soltanto occupata la Gabanelli dell'aumento delle richieste dei porti d'arma, e secondo voi la gente prende il porto d'arma perché Porro o qualche altro giornalista dice che c'è più insicurezza, o perché sotto casa sua si accorge ogni giorno che c'è più insicurezza, ci sono in effetti più rapine, più furti, indipendentemente da quello che dicono le statistiche del Viminale? Punto di domanda. La Gabanelli oggi sul Corriere della Sera, leggetevela, e ogni volta che sentite la Gabanelli pensate che questo è il suo modo, diciamo, molto parziale di indignarsi a senso unico. Vi do appuntamento questa sera alle 19 con Radio 105 Matrix, e se vi è piaciuta questa non te ne va bene nessuno, neanche la Gabanelli, dice John. No, proprio la Gabanelli è proprio una che non mi va bene. Io sono calmissimo e anche di buon umore questa mattina. Bisogna indagare dentro il ministero, non so di che cosa si dica, perché io non penso che i dati in sé siano sbagliati, ma penso che ci siano molte meno denunce di quante purtroppo siano i furti. E poi rubano anche che quelle del sindaco e tante altre vostri commenti. Sì, Françoise, ci sentiamo stasera in radio alle 19, e se vi piace questa zuppa condividete. Grazie per il viaggio, sarà ottimo con Leo, che è stato oggi silenzioso e non mi ha neanche corretto su chi era Obama. Sì. Obama, ha detto sì. Ciao!